Ciao e bentornati su Shifai Recap Edita. Prima di iniziare, attenzione, allerta spoiler. Oggi andrò a spiegare un thriller psicologico intitolato Pet. Il film inizia con un uomo che lavora in un dipartimento di controllo degli animali. Il suo nome è Seth ed è incaricato di nutrire i cani perché ama davvero gli animali. Sulla strada di casa, sviluppa un'ossessione per una donna di nome Holly. L'uomo si presenta, mentre lei sta scrivendo un diario. All'inizio, Holly si dimentica di Seth che si scopre essere il suo compagno di scuola al liceo. Il giorno successivo, Seth chiede a Nate che lavora come guardia di sicurezza nel suo ufficio un consiglio su come conquistarla, e lui gli dice di essere più fiducioso quando è vicino a lei. Poco dopo, il suo capo lo informa che la capacità del rifugio si sta esaurendo a causa del numero crescente di animali abbandonati. Pertanto, uno dei cani deve essere soppresso in modo che la gabbia possa essere utilizzata da altri cani. Purtroppo, lui rinuncia a uccidere uno dei suoi cani preferiti. Seth fa ricerche approfondite sui profili online di Holly, per trovare qualsiasi informazione su di lei. Il giorno dopo, va al ristorante dove lavora come cameriera. Lui cerca di chiederle di uscire, ma lei lo respinge. Dopo il lavoro, Seth segue Holly a casa sua. Lei parla dell'incontro precedente con la sua amica Claire, e dopo un po', riceve una telefonata ubriaca dal suo ex fidanzato Eric, che l'ha tradita. Holly riceve un grande mazzo di rose al lavoro il giorno successivo, supponendo che provengano da Eric. La sera stessa va al bar dove Eric lavora per ringraziarlo del dono. Sorprendentemente, dice che non è stato lui a mandarle i fiori. Confusa dalle parole di Eric, Holly decide di uscire per un po'. Seth, che l'ha seguita per tutto questo tempo, chiede improvvisamente la sua impressione sui fiori. Sentendo la sua risposta, Seth non accetta che Holly respinga il suo amore e ha un confronto fisico con lei. Eric vede subito l'incidente e picchia Seth, ma lui riesce a rubare il diario di Holly. Trascorre i giorni seguenti leggendo ogni dettaglio del diario. Mentre è al lavoro, Seth scopre una botola per un seminterrato in una stanza abbandonata del rifugio, dove costruisce una gabbia d'acciaio per diversi giorni. Non solo quello, ma prende pure dell'anestetico e prova quanto sia efficace. Si intrufola di nuovo dentro la casa di Holly dopo che ha finito di preparare tutta la sua attrezzatura e riesce a rapirla quando sta per addormentarsi. Porta il corpo di Holly nel seminterrato che è stato trovato in precedenza usando un cartone. Dopo che Holly si sveglia nella gabbia, cerca di scappare rimuovendo le catene che bloccano la gabbia, finché le sue unghie non cadono. Non molto tempo dopo, Seth le dà del cibo, ma lei si rifiuta di mangiare. Holly giura di sopravvivere e parla con Claire tutta la notte. Ad un certo punto, Seth la informa di aver sentito Holly parlare con la voce di Claire, indicando che ha un disturbo della personalità. Lui dice che la ama e l'ha imprigionata per salvarla. Rivela anche che sa la verità sul suo passato dal diario. In un flashback, vediamo Holly che sapeva che Eric era andato a letto con Claire e l'aveva affrontata durante un giro in macchina. Un'Holly arrabbiata ha continuato ad accelerare l'auto, fino a quando non sono state investite da un camion. Sebbene ferita, Claire era viva finché Holly non l'ha pugnalata con una scheggia di vetro proprio nell'occhio. La morte di Claire è stata attribuita allo schianto. Da allora, Holly ha commesso una serie di raccapriccianti omicidi e li ha annotati nel suo diario. Quando Seth si rese conto che le storie erano reali, formulò un piano per salvare Holly per impedirle di ferire qualcun altro, sostenendo che finalmente sente di avere uno scopo nella sua vita. Nei giorni successivi, si impegnano in giochi mentali psicologici l'uno contro l'altro, mentre Holly inizia a scivolare nei dettagli per far entrare Seth nella gabbia. Lui insiste sul fatto che Holly abbia commesso un altro omicidio a causa della sua colpevolezza per la morte di Claire, ma lei ribatte che uccide semplicemente perché le piace. Lui continua a pensare ad altri modi per salvare Holly, finché un giorno il suo capo minaccia di licenziarlo a causa del fatto che trascura il suo lavoro. Nate, che recentemente diventa sospettoso di Seth, lo segue e accidentalmente scopre Holly nel seminterrato. Vuole salvarla subito, ma quando Seth torna nel seminterrato, Holly distrae deliberatamente Nate in modo che Seth abbia il tempo di occuparsi di lui. Di riflesso, Seth colpisce la testa di Nate con una torcia finché non sviene. Holly lo esorta a uccidere Nate usando un blocco di calcestruzzo, perché non vuole che Seth venga catturato dalla polizia. Guida un Seth terrorizzato a rimuovere le tracce della morte di Nate smembrando il suo corpo, che in seguito viene usato come cibo per cani, disperdendo i denti in luoghi diversi e bruciando le sue ossa nel luogo della cremazione. Pochi giorni dopo, la polizia diventa sospettosa del ruolo di Seth nella scomparsa di Nate. Seth riesce a scappare con l'aiuto di Holly, che gli dice come rispondere alle domande del detective. Giorno dopo giorno, Seth sente che tutte le azioni di Holly sono la prova che Holly lo ama sinceramente.
Holly lo convince a dimostrare il suo amore tagliandosi un dito. Disperatamente, Seth lo fa davanti a lei, ma questo le dà l'opportunità di prendere il suo coltello e minaccia di uccidersi se non la libererà. Inevitabilmente, Seth è costretto a ubbidire, e lei dice che finalmente crede che lui la ami prima di tagliargli la gola. Dopo l'incidente scioccante, Holly torna insieme ad Eric. Trova un'altra prova che Eric ha tradito di nuovo, tuttavia lei rifiuta di ferirlo. Invece viaggia verso un magazzino, dove si scopre che Seth è tenuto in una gabbia. Lui è ancora vivo, ma orribilmente mutilato e torturato da Holly. Lo ringrazia per averla salvata e per permetterle di sfogare su di lui la sua natura assassina, mostrando il significato letterale che l'amore è cieco. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.